Benvenuti ragazzi ad un nuovo video. Chi segue questo canale da un po' sa quanto io detesti letteralmente la fase di selezione delle immagini. Quindi negli anni ho cercato tutti i modi possibili, i programmi, i metodi per poter abbattere letteralmente i tempi di questa fase che io proprio non riesco a farmi andare giù. La fase di elaborazione mi piace, la fase di selezione di cernita è proprio una cosa che io non sopporto. Oggi parleremo di come ridurre drasticamente il tempo necessario per fare la selezione di un servizio fotografico con un singolo click. Questo trucchetto, vabbè possiamo chiamarlo trucchetto, funziona con qualsiasi programma voi usiate per fare la fase di selezione delle immagini. Quindi Lightroom, Fotomeccanic o qualsiasi altro software, questo principio funzionerà perfettamente. Ma cosa sta alla base di questo escamotage? Adesso ve lo spiego subito e nella maniera più semplice possibile. Durante un servizio fotografico, Ilaria ed io scattiamo quasi esclusivamente utilizzando delle raffiche. Che siano brevi o lunghe vuol dire che siamo costantemente, tutta la giornata, con la macchina settata in scatto continuo. Di solito, quando si lavora con le raffiche, si solleva l'indice dal tasto di scatto nel momento in cui si sa di avere una foto buona. Quindi se scatto ad esempio 5 foto, la foto buona sarà probabilmente la quarta o la quinta. Forse avrete già capito dove voglio andare a parare. Se invertiamo l'ordine con cui andremo a visualizzare le immagini, quella che è la quarta o la quinta immagine diventano la seconda o la prima immagine che andremo poi a vedere nel programma per fare la selezione. Cosa significa tutto questo? Per me personalmente i tempi di selezione selezionando alla rovescia, quindi in ordine non cronologico, si sono abbattuti del 20%, che con tutti i servizi di una stagione diventano giorni in cui letteralmente non sono obbligato a stare davanti al computer, ma posso magari dedicarmi ad altro o direttamente all'editing delle immagini. Lo so, vi sembra tutto estremamente strano e complesso, ma vi posso garantire che passati i primi 2-3 servizi non riuscirete più a tornare indietro, perché vi accorgerete di quanto tempo state risparmiando. E poi c'è anche da dire una cosa, selezionando in ordine non cronologico, l'attenzione che si presta durante la fase di selezione è molto più alta, perché non saprete mai, o più che altro farete molta più fatica, a prevedere già l'immagine che vi toccherà dopo, che in realtà era quella prima. Quindi i vantaggi enormi sono che durante tutto il processo di selezione presterete molta più attenzione e starete molto meno tempo rispetto a prima. Quindi qual è il famigerato singolo click che vi permette di ridurre del 20% immediatamente il tempo di cernita? In Lightroom vi basta andare sull'iconcina AZ e farla diventare ZA, semplicemente. In Photomechanic basta attivare la funzione reverse. Quindi con un click vi visualizzerete tutta l'immagine alla rovescia e partite da quelle. Come già detto prima, provate a non demordere, soprattutto i primi 2-3 servizi sarà un patimento, lo so, poi non tornerete più indietro, vi accorgerete quanto tempo libero questa cosa riuscirà a restituirvi e quanto meglio, con quanta più attenzione, riuscirete a portare a termine tutta la fase di cernita. Questo è uno dei trucchetti che ho provato a mettere alla prova negli ultimi anni, posso garantirvi in tutta sicurezza che funziona. E poi diciamolo, è sempre divertente vedere delle persone che iniziano a tornare sobrie e sempre più composte davanti alla macchina fotografica. Quindi provate a farlo per qualche servizio e scrivetemi sotto nei commenti se questa cosa ha funzionato per voi. Credetemi, funziona. E ci vediamo al prossimo video.